amici! Questa mattina sono ritornata a Mazia. Oggi l'auto la lasciamo qua in paese, non andiamo fino su ai Masigliese con la nostra macchina perché abbiamo deciso di salire con il taxi d'escursione che vedete qui alle mie spalle. Di modo che da là prenderemo il sentiero della Roggia a Kerval, che è il numero 11, e lungo appunto la Roggia, che dovrebbe essere un bel sentiero leggermente in discesa e nel bosco, torneremo qua in paese. Qui ci troviamo proprio in centro al paese di Mazia, dove c'è la fermata del bus, c'è anche un spiazzo di parcheggio, poi ce n'è un altro poco più avanti, ma in questo spiazzo fa proprio fermata il nostro taxi d'escursione, eccolo qua. E c'è il cartello sotto alla fermata del bus, anche di questo, con i suoi orari. Fa 4 corse al giorno, 2 al mattino e 2 al pomeriggio. Questa è la mappa dell'Alta Val Venosta. Noi ora ci troviamo qui a Mazia, abbiamo parcheggiato, il taxi d'escursione ci porterà lungo la strada che attraversa tutta la Val Mazia fino ai Masigliese e di qui prenderemo questo sentiero, l'Ackerwald, cioè il sentiero numero 11, che lungo la Roggia ci riporterà proprio dove ci troviamo adesso. Eccoci arrivati, in 10 minuti il taxi d'escursione ci ha portato su ai Masi. Ora accendo il tracker e ci avviamo sul sentiero numero 11 in direzione Mazia, l'Ackerwald. Eccomi qua amici, sono ritornata al paese di Mazia. Abbiamo passeggiato per un paio d'ore, circa 2 ore e un quarto per la precisione, ed abbiamo percorso 7 km e 400 metri. Il sentiero della Roggia è stato veramente molto carino e piacevole. Avevamo sulla sinistra nella valle il Rio Saldur e sulla destra il canale di irrigazione. Io non ho parlato durante la passeggiata per lasciare la parola ai suoni della natura che accompagnavano i nostri
nostri passi, il canto degli uccellini, dei grilli nei prati e qualche campanaccio delle mucche al pascolo un po' in lontananza. E il sentiero è veramente piacevole, è ovviamente tutto più o meno in discesa, l'ultimo tratto leggermente più ripido perché si sbuca proprio appena sopra le case del paese, quindi poi si scende velocemente tra le case e per il resto si passeggia fra i pascoli nella steppa di Mazia, veramente molto carino, piacevole e soleggiato. Io adesso vi saluto e come sempre vi do appuntamento alla mia prossima avventura. Ciao!